Pantheon è in possesso di un'arma biologica. Sulle carte trovate in quel bunker c'era il nome di Matvey Gusev, un esperto di armamenti sovietico. Crediamo sia ancora in Iraq. Chissà dove. Adler resterà nelle retrovie per rintracciarlo. Mentre Felix esaminerà il dischetto che abbiamo trovato, noi invece indagheremo sull'origine della culla. Per Adler, potrebbe venire da una struttura di ricerca sul territorio americano. Uno scienziato sovietico e un'arma americana. In cosa ci stiamo cacciando? Hai chiesto ad Arrow riguardo a quella struttura di ricerca? Non risponde. Indagava su Livingstone. Le sarà successo qualcosa? Sarebbe colpa mia. È così quando il mondo dipende da te. Conosciamo i rischi. Sì, però non è proprio come lo immaginavo. Perché non riguarda solo te. Verresti in America con me e Case? Lo prenderò in considerazione. Felix è ancora in cucina? Non lamentarti. Abbiamo mangiato bene mentre voi eravate nel deserto. Deve decifrare il dischetto che ha trovato Adler. Ci serve il contenuto. Ehi, chef. Craccato il dischetto? Porta pazienza. La crittografia è come cucinare il pesce palla. Se hai fretta, rischi di perdere tutto. Ok. Non vorrà darci del pesce palla. Hai detto di non lamentarsi. È vero, l'ho detto. Avvisami quando si parte. Saltate fuori proprio quando ho iniziato a indagare su Pantheon. Qualcuno voleva togliermi di mezzo. Beh, missione compiuta. Per ora. Case, serve nulla prima di andare? Per la storia dell'Iraq, per favore. Fatica sprecata. A Marshall piace fare il macio, ma io avrei potuto dare una mano. Ma siete tornati interi? Oh, non è giusto. Devo pensare al profitto, Case. Sgominare le fazioni criminali di Avalon costa. Non fraintendere. È uno scopo nobile. Ma non è la mia battaglia. Non sono americana. Io non ho un'idea distorta di patriottismo come il nostro Marshall. Adler vuole soltanto scoprire i legami tra Avalon e Pantheon, sempre se ce ne sono. Della mia missione se ne sbatte altamente, come di quella di chiunque altro. Non aspettarti alcuna bontà d'animo da parte sua. 10 lunghissime miglia lungo la montagna, dalla città più vicina. Una cosa molto rustica. Un posto deprimente. Odio stare con le mani in mano e non mi andava di restare bloccata qui con Woods. Tieni duro. Temo che servirà altro tempo. O forse vuoi darmi una mano? Non è ancora chiaro. Ho trovato questi ricettari in magazzino, ma ho paura che il mio cirillico non sia più quello di un tempo. E devo accontentarmi degli ingredienti che ho cacciato e raccolto qui nei dintorni. Quindi chiamiamolo stufato, va bene? Capisco. Poiché non ho più desiderio di uccidere gli esseri umani, mi credi incapace di nuocere a qualsiasi creatura?
È un assunto comprensibile. Tuttavia, sono circostanze molto diverse. Cacciare... significa essere in simbiosi con la natura. Uccidere senza motivo è da parassiti. La società ha una struttura predatoria. Chi ha il potere, legittimamente o meno, caccia chi ne è privo e usa sicari in uniforme, come nel mio caso, ma non solo, per dettare legge. La Stasi, la CIA, la malavita di Avalon, sicuramente Pantheon, sono tutte istituzioni dell'oppressione. Ho versato sangue. Mi sono reso complice di bestialità e ora me ne vergogno. Mai più. Non saprei. Forse ci rende un male necessario. Per questo preferisco l'informatica. Soltanto uni e zeri. Tuttavia, il pensiero binario non si addice all'esistenza moderna. I sistemi sociali sono reti complesse. Così restiamo immersi nella zona grigia, confidando nel giudizio della storia. I dati al suo interno sono protetti da un complesso codice crittografico. Ho già scritto un programma per decifrarlo, ma devo ammettere che... sto procedendo per tentativi. In pratica sto sfondando la porta invece di scassinare la serratura. Alla luce delle vostre scoperte, è logico concludere che contenga dati relativi a un agente biologico per uso militare. O pornografia. Passa in cucina più tardi. Avrò bisogno di assaggiatori. Fanculo! Ehi, vuoi farti aiutare? Fanculo anche tu! Ok, divertiti. Ti pare che mi stia divertendo? No, non volevo dire questo. La tua vita è stata dura. Anche a te capiteranno brutte sorprese. Per noi il rischio è alto. Sinceramente, non ce l'avrei fatta. A tornare a casa dopo quel casino di Panama. Affidarmi ancora di qualcuno. Devi credere in chi è sempre stato al tuo fianco, a lottare per te. Adler era tra questi. Quando, dopo Panama, sono saltati fuori quei documenti, quei bonifici diretti per Adler da Raul Menendez, quello stronzo spacciatore, io non ho abboccato. Adler? Che vende i suoi fratelli per soldi? Da quando in qua? La roba che indossa non costa poco. Senti, lo so che è uno che ogni tanto dà di matto. Figurati. Ma è dalla nostra parte. È che gli piace fare le cose a modo suo. Io non so più come devo comportarmi. Stai andando benone. Gestisci tutto, prendi decisioni. Vorrei tanto essere là fuori a spaccare culi con voi. Odio stare su questo affare. Beh, aspetta, anche tu sei essenziale. Sedia o non sedia. Capisco che tu non sia più quello di un tempo, però è la tua forza. Magari prima eri Capitan America e adesso sei tipo il Professor X. Chi? Ma levati dalle palle.
Ora non sono in vena. Ehi, passeresti da Felix per vedere come procede? Adler ritiene che Pantheon abbia ottenuto l'accesso a una struttura di ricerca militare, l'Advanced Technologies and Applications. Sembra roba grossa. È nel Kentucky orientale. L'edificio all'insegna Cosper Solutions, ma è una facciata. Sotto nasconde ben altro. È un posto molto sperduto. Solo colline e foreste. Parcheggiamo a qualche miglio e procediamo a piedi. Una volta dentro, il bersaglio è l'ala biotecnologica. Adler pensa che la culla arrivi da lì. Ci servono risposte su come funziona. Hai detto che Adler ha lavorato là, vero? Per poco. 10 anni fa. Ha menzionato degli strani programmi segreti che usavano dei soggetti umani. Un giorno la struttura è stata chiusa e messa in quarantena per rischio biologico. La culla? Sembra proprio così. Sev, come sta andando lì da te? Sto ancora cercando un ingresso. Le porte a nord sono sigillate. Voi? Io e Case siamo al cancello sud, ingresso di servizio. Qualcuno è passato di qua di recente e ha usato il montacarichi. Catena spezzata. Andiamo! Maschere. Tocca a te! Resistici, cercheremo un altro accesso. Ti avviso appena siamo dentro.
Tu intanto va avanti e trova l'ingresso dell'ala biotecnologica. Attenzione, limita al massimo l'esposizione. Qualunque cosa ci sia nell'aria non sappiamo, ma con la struttura c'è un problema. Tecnologica interdetta. Chiedere l'autorizzazione alla sicurezza. Per te. È passato di tempo, vero Case 1? Come stai? Ti ricordo che gran parte della struttura è inaccessibile ai pazienti. Spero tu capisca. Bentornato, Case. Alla biotecnologica interdetta, accesso di sicurezza 4. Per l'ingresso sono richiesti 4 tesserini del direttore. Tornano i ricordi? Pensavamo di non rivedere più questo posto. Ecco le scale. Non temere, la culla non può più farci del male. Siamo speciali. Speciali dal nostro primo contatto con la culla. 10 anni fa.
Benvenuti all'ala delle ricerche belliche avanzate. Si raccomanda di indossare sempre l'attrezzatura di sicurezza autorizzata durante la vostra permanenza nell'area di collaudo. Forse Case ha problemi di digestione e si raggirate da un pezzo. Case, confermi che mi ricevi. Quella merda c'è dappertutto. Sembra che l'intero posto sia tossico. Non può passare attraverso la pelle, vero? Sai, questa domanda potevi anche risparmiartela. Appuntamento alle ore 16 di giovedì per la festa di pensionamento del dottor Craig De Witt. Craig, grazie per questi 22 anni di eccellenza. Se siete qui alle ricerche belliche avanzate, dovete avere amici ai piani alti. Sono arrivati qui usando una delle attrezzature avanzate in via di sviluppo. Il rampino. Perché alle ricerche belliche avanzate il futuro è... Thank you.
lavoro eccellente. Mancano 3 tesserini. Guarda su. Siamo più forti e veloci degli altri, Case. Era questo l'obiettivo originario della culla. Case, rapporto. Non ho saputo nulla da te. Va tutto bene? Qualsiasi comportamento sospetto va segnalato al proprio supervisore. Se vedi qualcosa, di qualcosa. Lo staff è stato entusiasta degli esperimenti con la culla della scorsa settimana. Stai superando tutte le nostre aspettative. Infatti, pensiamo che tu sia pronto per il passo successivo. Qui documentavano lo sviluppo della culla. Una volta portavano i loro rapporti al direttore. Adesso è compito nostro. Forse in cambio ci darà il suo tesserino. Gli porteremo i rapporti mancanti. Ecco il primo rapporto. Ne erano tutti complici. Uno trovato, ancora 3.
Siamo a due rapporti, ancora due. Tre rapporti, ne resta uno. Il direttore aspetta quei rapporti, Case. Il direttore aspetta per l'ultimo rapporto. Tesserino. Ne restano due. Pochissimi conoscono le origini di Pantheon, Case. Era un distaccamento della CIA, sconosciuto alle altre divisioni Black Ops. Hanno creato la culla. Era un progetto per una nuova generazione di operatori.
tecnologica. Dubito riuscirei ad arrivarci dai piani inferiori. Spero tu abbia già trovato quell'ascensore. È passato molto tempo. Secondo te Gage si è perso? Non siamo soli. Devi trovarlo, Case. Hai il tesserino. Pochi hanno il privilegio di mettere piede nelle operazioni congiunte. Benvenuti. Qui studiamo nei minimi dettagli gli effetti degli agenti aerei sugli ambienti urbani. Che sia per scopi offensivi o difensivi, alla fine saremo tutti più sicuri.
provano. Siamo quasi. Manca solo un tesserino. Si sono dannati per perfezionare la culla, ma gli effetti collaterali non potevano essere evitati. E lo sappiamo. Siamo stati il primo e l'ultimo volontario dei test. E così hanno avuto la bella idea di convertirla in un'arma biologica.
anche vietato introdurre oggetti non autorizzati nell'area della vasca. Qualcuno ha lasciato un oggetto importante in quella batisfera, Case. Cancello della sala di controllo aperto. Per arrivarci va drenata l'acqua. Delle ricerche cognitive. È un centro d'eccellenza in neuroscienze e psicologia proiettato verso il futuro. Insieme esploriamo possibilità mai immaginate prima per la mente umana. Leva drenaggio bloccata. Leve di drenaggio 1, 2 e 3 bloccate. Timer override avviato. 25 secondi rimasti. Salve, gentile ospite. Questo è il laboratorio delle ricerche cognitive. 10 secondi rimasti. 5, 4, 3, 2, 1. Override manuale terminato. Rendersi in corso. Non arrenderti. Thank you.
raggio bloccata. Ricordi quei test nella batisfera? Dopo il trattamento con la culla volevano plasmarci nel soldato perfetto. Intendevano sfondare le barriere del corpo e della mente. Eccellente,
Abbiamo tutti i tesserini. Il progetto Kulla aveva fallito, Case. Eravamo fuori controllo, delle autentiche furie. Al punto di arrivare a sabotare questa struttura. L'abbiamo contaminata con lo stesso veleno che abbiamo in corpo. Ricordi? Abbiamo tutti i tesserini, portali al terminale di sicurezza. Tu! Questa stanza è stata saccheggiata. Difficile dire quando. In certi punti la polvere è più sottile, ma di sicuro è passato molto tempo. Non erano interessati a queste cose. Forse solo un'ala biotecnologica. Tesserino del direttore accettato. Tesserino del direttore accettato. Tesserino del direttore accettato. Tesserino del direttore accettato. Accesso alla radio logica Livingstone ha chiuso il programma insieme al distaccamento Pantheon della Cina. Livingstone non era convinto dei suoi metodi. Successivamente siamo stati riabilitati. Thank you.
sia indeciso. Felice che ti stia riprendendo. Piano, piano. È già tanto la sera arrivato fin qua. Case, abbiamo qualcosa. Guarda qua. Qualcuno ha preso parecchia di quella strana robaccia. È successo la scorsa estate. Pantheon. Deve essere la culla. Che cos'è? Un allucinogeno? Così pare. Case, ci stavi per fare a pezzi. Avevi uno sguardo spiritato. Spero di non rivederlo. Andiamocene da qui. Ehi! Dovresti vedere una cosa. Niente popcorn? Sono serio. D'accordo, hai la mia attenzione. Hai craccato il dischetto. Indovinato. È stato infettato con la culla e ora è in prossimità del soggetto di controllo. La trasmissione avrà luogo a momenti. È un'arma biologica, questo lo sapevamo. C'è dell'altro. Più veloce. Più veloce, sì. E più aggressivo, come richiesto. Ottimo. Quella non è la tua amica, Arrow. Ce l'hai fatta? Così sembra. Spegni tutto. C'è ancora qualche... Ho detto spegni!